La collega Stefania Mulas. Oggi continuiamo a parlare di conservazione digitale di documenti e di archivi. E questo è un tema che sappiamo essere molto importante e molto di attualità, in particolare da pochissimi giorni ancora più al centro dell'attenzione delle pubbliche amministrazioni, considerando che sono state appena pubblicate e sono in consultazione pubblica fino al 16 novembre le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici previsti dal codice dell'amministrazione digitale. È un documento che, come immagino sappiate, ribadisce che le PA hanno il compito per legge di conservare documenti, fascicoli e archivi digitali che vengono formati nel corso nell'ambito, nel corso o durante la propria azione amministrativa. Degli obiettivi della conservazione, di come si possono raggiungere, abbiamo già parlato nel corso dello scorso webinar, credo fosse l'8 ottobre. Se non l'avete seguito, se non avete avuto occasione di seguirlo, potete comunque accedere alla registrazione e ai materiali prodotti in quell'occasione. Nello stesso webinar, come qualcuno ricorderà, abbiamo detto appunto che il processo di conservazione in una pubblica amministrazione può essere realizzato all'interno della struttura organizzativa dell'ente produttore o anche essere affidato a soggetti esterni, che siano privati o pubblici, purché accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per quanto riguarda la conservazione permanente, abbiamo già individuato e parlato a lungo dei poli di conservazione. A proposito di poli di conservazione, torniamo adesso uno dei temi principali di questo webinar. Ne abbiamo già parlato nello scorso webinar ed è il progetto Ricordi. È stato presentato in quell'occasione. Il progetto Ricordi è l'acronimo Ricordi, l'acronimo di riuso e la conservazione dei record digitali, ed è un progetto che parla di conservazione, di poli di conservazione, ma in particolare che ha il fine di diffondere e trasferire ad altre amministrazioni, come ha già detto prima la collega, l'esperienza che è stata sviluppata e maturata dal servizio PAR dell'istituto IBACN della regione Emilia-Romagna. E questo tramite la costruzione di un polo di conservazione al servizio di più enti inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale secondo il modello del piano triennale per l'informatica 2019-2021. Pubblicato da Agid. Nel corso dello scorso webinar sono stati illustrati il contesto iniziale di riferimento del progetto e l'idea progettuale, lo schema generale di questo progetto che si concluderà nel prossimo mese di novembre. Oggi facciamo un altro passo avanti e parliamo invece delle attività che le amministrazioni aderenti al progetto e quindi quelle riusanti hanno realizzato o stanno ancora realizzando. Nel corso del seminario ogni amministrazione appunto presenterà la propria esperienza partendo dal proprio contesto di riferimento e verranno messe evidenziate le attività che si stanno svolgendo per raggiungere gli obiettivi, che ovviamente ogni ente ha scelto a seconda del proprio punto di partenza, della propria peculiarità organizzativa, del proprio contesto. Saranno con noi gli attori principali di questo progetto, fatta eccezione per appunto l'IBACN, l'Istituto, vediamo se me lo ricordo, per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, amministrazione cedente, che con il dottor Buzzi ha presentato la propria esperienza nello scorso webinar. Saranno con noi a seguire immediatamente la provincia di Trento, già presente nello scorso webinar con la dottoressa Pretto, ma perché capofila e beneficiario, e Provincia di Trento che torna oggi a parlare con la dottoressa Loredana Bozzi, che è la direttrice dell'Ufficio Digitalizzazione della Provincia Autonoma di Trento e che ci illustrerà le attività svolte per raggiungere due obiettivi principali, e cioè diventare conservatore autonomo dei propri documenti e diventare polo di conservazione accreditato che conserva archivi di diversi enti produttori.
Le altre VA partecipanti al progetto ci presenteranno a seguire la loro specifica esperienza di riuso, a presentare il polo di conservazione della Regione Puglia e le attività collegate ci sarà il dottor Marino, dirigente del Servizio Infrastrutture e Crescita Digitale della Regione Puglia, e insieme alla dottoressa Marzocca, responsabile della funzione archivistica di conservazione per il Servizio di Conservazione di Nova Puglia, che come immagino sappiate è una società in-house della stessa regione. E ci racconteranno di come la Regione Puglia si è dotata mediante un accordo di riuso con il BACN di un servizio di conservazione a norma. Mentre immediatamente dopo la dottoressa Pavone del Comune di Padova, che è responsabile del servizio per la gestione documentale del Comune di Padova e coordinatore del gruppo di lavoro Padova PA Digitale, ci parlerà del riuso della buona pratica di Pare, del polo archivistico della Regione Emilia-Romagna, ma in questo caso ci fornirà anche interessante un punto di vista particolare, perché è il punto di vista dell'ente locale, che quindi rispetto alle regioni ha certamente un approccio diverso alla conservazione, così come ovviamente ad altre cose, ma alla necessità per gli enti piccoli di acquisire e di una consapevolezza diversa per la transizione al digitale. Infine la dottoressa Operti, Lauretta Operti, archivista capo della Regione Val d'Aosta, ci illustrerà i passaggi, i percorsi e le soluzioni individuate, che sono state appunto individuate e effettuate fino ad ora per far nascere il polo di coordinamento territoriale della Regione Val d'Aosta. Prima di iniziare, di passare la parola alla dottoressa Bozzi, vi ricordo che il webinar appunto è il secondo di un ciclo, e questo ciclo è un ciclo previsto da un accordo di cooperazione orizzontale tra l'Istituto, sempre l'IBACNA, per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e Formez PA. E che il prossimo evento del ciclo dovrebbe essere il 12 novembre e vi daremo ovviamente comunicazione e riguarderà invece sempre anche il progetto Ricordi e gli sviluppi del sistema di conservazione. Al termine del webinar ci sarà il consueto spazio per le vostre domande, che potete fare tutte le domande come al solito nella chat e poi i relatori vi risponderanno. Loredana, se puoi, ti chiederei di attivare la webcam e il microfono e ti do la parola e buon proseguimento. Grazie, grazie mille Alessandra e buongiorno a tutti. Mi sentite bene? Spero di sì. I tempi sono veramente ristretti, per cui parto subito per raccontarvi come la provincia autonoma di Trento è passata da polo di coordinamento territoriale e sta facendo una serie di attività per diventare conservatore accreditato per gli enti del territorio trentino. Siamo partiti nel 2015 siglando un accordo di collaborazione con IBACN e in questo accordo la provincia ha interpretato, insomma era definita ente capofila del territorio trentino. A distanza di 3 anni è partito il progetto Ricordi e sulla scorta dell'esperienza fatta abbiamo rivisto i nostri obiettivi e fra poco vi illustrerò i nuovi obiettivi che ci siamo dati. Partiamo dall'accordo di collaborazione con IBACN. Siamo partiti dal CAD, dalla normativa che prescrive la conservazione in modo permanente dei documenti digitali con modalità digitali. Perciò nel marzo del 2015 abbiamo sottoscritto un accordo per svolgere coordinamento con il PAR una serie di attività di interesse comune. Infatti l'accordo è un accordo di collaborazione che stabilisce le modalità operative per definire modelli organizzativi di trasmissione documentale per sperimentare da parte nostra e da parte dell'IBACN, quindi dal Polo di Conservazione dell'Emilia-Romagna,
Nuove modalità per interfacciare sistemi di gestione documentali con il sistema di conservazione dell'Emilia-Romagna e per estendere questo a un ambito territoriale come può essere quello trentino. L'accordo stabilisce anche le modalità per delegare al PARER lo svolgimento del processo di conservazione. E, le attività previste nell'accordo sono fondamentalmente suddivise in due parti. Una prima parte di sperimentazione che ha riguardato da parte nostra il comprendere come il sistema di conservazione dell'Emilia-Romagna intende e gestisce i documenti, le unità documentarie e poi su come potevamo interfacciare i nostri sistemi di gestione documentale con il sistema di conservazione. Qui abbiamo fatto una prima fase in cui abbiamo attivato alcuni enti e abbiamo verificato che i servizi di versamento procedessero in modo regolare e le funzionali report dei versamenti e le altre funzionalità. A seguire c'è stata una seconda fase di attuazione, diciamo così, orizzontale sul territorio, perché vedrete che la provincia autonoma di Trento non è solo un ente che sigla l'accordo, ma riveste il ruolo di ente capofila. E quindi noi abbiamo un ruolo di coordinamento tra gli enti produttori del nostro territorio trentino e siamo interlocutore unico verso l'IVCN anche per conto di questi ultimi. In questo accordo gli enti trentini sono definiti e sono quelli che chiamiamo nell'accordo gli enti produttori. Perciò l'accordo è strutturato non solo a favore dell'ente provincia, ma a vantaggio di tutta la federazione degli enti trentini che aderiscono al sistema informativo elettronico trentino, questa è in sigla SINET, e che hanno una particolarità che ci è stata molto ma molto utile, e cioè tutti utilizzano lo stesso sistema di protocollo e gestione documentale che si chiama P3. Stiamo parlando di circa 350 enti che utilizzano lo stesso sistema. Perciò sicuramente nella prima fase siamo stati molto avvantaggiati perché le analisi, le configurazioni, i ragionamenti che abbiamo fatto con IVCN sono stati fatti una volta per tutti e messi a disposizione di tutti gli enti del territorio. E allora, brevissima parentesi, il contesto trentino è un territorio che dal punto di vista morfologico è complesso, c'è il fiume Adige che attraversa la valle dell'Adige e attorno al quale si dispongono i maggiori centri abitati e attorno a questi centri abitati si condensa il maggior numero di abitanti. E poi abbiamo delle vallate laterali nelle quali ci sono pochi centri abitati e poi un territorio ricoperto per la stragrande maggioranza di montagne e di boschi in cui non ci sono centri abitati. E quindi abbiamo degli enti del territorio che presentano una fortissima disomogeneità. Tanto per darvi un'idea, la densità demografica di Trento, capoluogo della provincia, si aggira attorno ai 743 abitanti per chilometro quadrato, per arrivare al comune di Mastimeno, che è un comune molto piccolo, che ne ha meno di 6. Quindi abbiamo degli enti abbastanza grandi, ma abbiamo alcuni enti che sono veramente piccolissimi. Ci sono degli enti che hanno una o due dipendenti. Questo ci fa capire che gli enti molto piccoli hanno notevoli difficoltà a mettere in campo le competenze che servono in questo caso per essere totalmente consapevoli e per mettere in campo tutto quello che serve per la conservazione dei documenti digitali. E per questo motivo, visto che la premessa era importante ed è quella che ho già fatto, cioè all'interno del territorio trentino abbiamo 350 enti che utilizzano lo stesso sistema federato di protocollo e di gestione documentale, è stato da subito importante comprendere come la provincia effettua funzione di ente capofila verso gli enti produttori e ha delle funzioni di coordinamento molto importanti che riguardano sia iniziative di comunicazione, di formazione, di informazione per quanto riguarda gli enti produttori,
sia dal punto di vista tecnologico il favorire e alcune volte il mettere a disposizione gruppi di lavoro o persone che lavorano all'interno della provincia per effettuare funzionalità di tipo tecnologico. Altre caratteristiche del supporto che abbiamo erogato verso gli enti riguardano azioni di diffusione e di definizione di standard e di linee guida. Ad esempio, dopo vi darò conto, la provincia ha costituito un gruppo di lavoro il quale ha definito le linee guida relative alla conservazione, quindi cosa si manda in conservazione, quando, per quanto tempo, eccetera. Non da ultimo, questi enti produttori che, come dicevo, vanno da piccolisti a media, un po' più grandi, sono stati supportati, nel processo di adesione a questo accordo che è stato stipulato col parere, quindi anche nella predisposizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria. La provincia verso l'Istituto Beni Ribacieni e il PARER si è assunta l'impegno di condividere l'esperienza e i risultati conseguiti per continuare a migliorare la modalità di gestione delle funzioni di conservazione e di effettuare dei monitoraggi segnalando eventuali errori e anomalie e suggerendo eventuali migliorie in modo che le attività effettuate potessero essere sempre più performanti. Di Bacian in questo accordo garantisce la conservazione dei documenti informatici, garantendone, questo l'avete già visto se avete seguito l'altro webinar, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, eccetera. Garantisce la gestione e l'accesso agli oggetti conservati, quindi l'esibizione secondo le normative vigenti. E garantisce di restituire in ogni momento i documenti se gli enti dovessero recedere, la riservatezza della documentazione versata e quindi il blocco di accessi non autorizzati e la completa eliminazione dei dati a seguito di restituzione dei documenti. Ormai sono passati più di 4 anni dall'accordo di collaborazione, quindi possiamo cominciare a tirare le prime somme. Dobbiamo sicuramente essere contenti di questo accordo di collaborazione. Abbiamo lavorato proficuamente negli ultimi 4 anni e noi, lato Provincia Autonoma di Trento, abbiamo di sicuro acquisito conoscenze, metodologie, capacità di operare in modo tecnico e gestionale all'interno del sistema del PARER e ci sentiamo pronti per la gestione di un sistema autonomo di conservazione. Siamo pronti, diciamo, a pensare a un polo trentino di conservazione, fratello, no? Fratellino del polo dell'Emilia Romagna. L'altro polo di conservazione dell'Emilia Romagna sicuramente è l'esperienza di avere 350 enti che versano e quindi tutte le attività connesse che sono state messe in campo hanno permesso loro di fruire di ampliamento di tipologie documentali e di funzionalità perché man mano che utilizzavamo il sistema abbiamo espresso i nostri desideri, abbiamo suggerito modifiche, sicuramente hanno lavorato tantissimo sull'interoperabilità tra i vari sistemi informativi e condividono con noi questa esperienza e ci stanno aiutando a mettere in campo la fattibilità e quindi le attività che stanno effettuando per la progettazione del polo archivistico del Trentino. E che cosa abbiamo fatto noi della provincia? Abbiamo lavorato tanto sia sul versante tecnologico sia sul versante organizzativo di coordinamento, diciamo, e gestionale. Sul versante tecnologico abbiamo sviluppato nuove funzionalità per adeguare la nostra piattaforma di gestione documentale P3. E poi abbiamo, e lo facciamo tuttora, configurato i sistemi in fase di avvio e li manteniamo costantemente allineati. Sul versante organizzativo ho già detto che la provincia è l'ente capofila di 350 enti e ci siamo spesi per diffondere conoscenze, per aiutare gli enti ad avviare la conservazione, per definire assieme a loro processi e procedure e per dare supporto permanente.
Sintetizzo un po' perché vedo che il conto alla rovescia del mio tempo sta inesorabilmente andando. E, dal punto di vista tecnico abbiamo sviluppato un connettore, quindi un sistema tecnico che permette di inviare i nostri documenti dal nostro sistema di gestione documentale al Polo dell'Emilia Romagna. E, per quanto riguarda, abbiamo anche lavorato sui sistemi dell'Emilia Romagna per configurare gli enti produttori del sistema trentino che versano i documenti e le tipologie documentali da versare. Qui vedete l'elenco delle funzionalità implementate, ma vado via più veloce. In fase iniziale l'ufficio digitalizzazione, l'ufficio presso il quale lavoro della provincia, ha avuto una formazione da parte del PARER, ha configurato 350 enti versatori, gestisce le abilitazioni degli utenti, quindi responsabile della conservazione, collaboratori, eccetera. In questo momento stiamo gestendo più di 1.000 utenti. E configura le tipologie documentarie da versare e i relativi registri di protocollo e di repertorio. Tanto per farvi un esempio, passiamo da un ente come la TAP, che ha 171 tipologie documentarie con i relativi registri, agli istituti scolastici che in provincia fanno capo alla provincia, con 11 tipologie e 11 registri, enti locali medi, 26 tipologie, le società di sistema, 12, insomma, abbiamo avuto, diciamo, un'attività parecchio intensa. In questo momento che tutti gli enti sono partiti, cosa facciamo? Teniamo costantemente aggiornati l'archivio degli enti, perché in Trentino non c'è giorno che non si parli di fusione di comuni, quindi il numero dei comuni sta diminuendo drasticamente. Teniamo aggiornate il database dei nostri utenti a seguito delle modifiche organizzative e di eventuali variazioni di tipologie documentarie. Ma la cosa che facciamo in modo permanente e in modo veramente presente quotidianamente è un supporto sia dal punto di vista di assistenza agli utenti nell'utilizzo delle funzioni, sia normativo sia organizzativo. In qualche modo, diciamo così, che cerchiamo di supportare quegli enti piccolissimi che non hanno le competenze in casa propria. Come dicevo prima, la provincia ha disposto con una delibera di giunta un documento che contiene la linea guida per la conservazione dei documenti informatici di tutti gli enti del territorio, che stabilisce, per esempio, cosa si manda in conservazione, quando, come si deve essere effettuata l'esibizione e il tipo di verifiche sull'attività di conservazione. Questo è un documento che è stato proficuamente adottato da tutti gli enti. La Soprintendenza per i beni culturali della provincia, dal suo canto, ha elaborato e reso disponibili i facsimili dei documenti che sono serviti per l'adesione all'accordo di collaborazione, quindi manuale di conservazione, l'adozione, il modello di nomina del responsabile. Abbiamo anche messo in campo diverse iniziative di tipo formativo e informativo assieme al Consorzio dei Comuni Trentini. Abbiamo proposto ai responsabili della conservazione quattro seminari negli anni 2015 e 2016, gli anni in cui siamo partiti con le funzioni di conservazione, e questi seminari erano mirati in primis a diffondere la conoscenza sul tema della conservazione digitale e sulle funzioni di conservazione. Abbiamo anche messo in campo iniziative formative in senso. Abbiamo predisposto, progettato e elaborato degli oggetti formativi per la formazione a distanza, quindi degli oggetti e-learning, per supportare sempre il responsabile della conservazione durante l'invio dei loro documenti e poi per quanto riguarda le attività di verifiche della correttezza dell'invio. E qui abbiamo pubblicato circa 30 oggetti formativi sulla nostra piattaforma e-learning. Ci siamo poi accorti che, nonostante tutti i nostri sforzi, comunque le attività del responsabile della conservazione erano viste ancora come molto complicate. Quindi abbiamo lavorato in seguito per semplificare le attività di responsabile della conservazione. E quindi abbiamo studiato una policy, quindi una funzione che in automatico
invia in conservazione ogni giorno i documenti vecchi di un anno. Questa policy lavora in automatico e seleziona dal sistema di protocollo e gestione documentale solo documenti nativi digitali, i quali vengono inviati al sistema del PARER e il sistema del PARER, se non ci sono errori, li prende in carico. Il responsabile della conservazione dell'ente produttore a questo punto non serve più che verifichi i report di invio in conservatore, non deve preoccuparsi di eventuali problematiche perché l'ufficio digitalizzazione della provincia, assieme alla società di sistema Trentino Digitale e alla soprintendenza, analizzano eventuali errori o anomalie di versamento, se del caso contattano gli enti, i quali ricevono semestralmente un report riassuntivo con riepilogo dei documenti versati. I responsabili della conservazione hanno comunque la possibilità, in autonomia, di verificare i report di conservazione che rendiamo disponibili nel sistema di protocollo e gestione documentale quotidianamente. Vedo che il mio tempo sta per finire, per cui vi dico velocemente che abbiamo semplificato l'invio in conservazione dei registri, delle stampe dei registri, delle fatture. Sono tutte semplificazioni che vanno nell'ottica di attivare automatismi e ci occupiamo noi di fare le verifiche che questi documenti abbiano raggiunto senza problemi il PARER, avvertendo di eventuali anomalie. I risultati: 350 enti al 31 agosto inviano i propri documenti al PARER, i numeri sono, insomma, abbiamo superato i 39 milioni di documenti. Con queste premesse siamo andati al progetto Ricordi, ponendoci due obiettivi. Intanto i soggetti partecipanti al progetto Ricordi, oltre a noi, sono la Regione Puglia, la Valle d'Aosta, Padova e il PARER di Bacen. Ogni ente, partendo dalla propria situazione, ha stabilito il suo obiettivo. Per la provincia autonoma di Trento abbiamo due obiettivi, un intermedio, cioè diventare conservatori dei nostri propri documenti e poi, una volta fatta questa esperienza, diventare polo di conservazione trentino. Vi dico che il primo obiettivo, quello intermedio, è già stato pienamente raggiunto dal 1 luglio. Abbiamo messo in campo una serie di attività che vanno dall'addestramento del personale archivistico a un nuovo accordo di servizio tra la Pate e il sistema dell'Emilia-Romagna. Abbiamo rivisto i processi e le procedure, elaborato un nuovo manuale di conservazione, aggiornato il disciplinare e avviato le attività dal 1 luglio. Quindi questo obiettivo intermedio è pienamente raggiunto. Stiamo lavorando adesso e vi dico già che tutte le attività sono attualmente in corso per diventare polo di conservazione accreditato e quindi conservare sempre sul sistema del PARER gli archivi dei nostri 350 enti produttori. Stiamo individuando le figure di responsabilità previste da AGID, stiamo elaborando un nuovo accordo con il PARER. E stiamo già facendo l'addestramento del personale archivistico e abbiamo avviato l'iter necessario alla certificazione ISO 27001, che è una delle certificazioni richieste. E contiamo di, insomma, lavorare sodo in questo mese e di riuscire a raggiungere anche questo obiettivo. Bene, sono un po' fuori tempo massimo, ma per il momento vi ringrazio. Non ti preoccupare Loredana, adesso stavamo, immagino tutti come anche me, guardando con estrema ammirazione tutto questo enorme lavoro fatto. Io giusto riesco a sottolineare due cose, l'importanza, e molto velocemente proprio per evitare di rubare tempo agli altri relatori, l'importanza di avere appunto il software di gestione documentale di protocollo di base già uguale per tutti gli enti. E poi appunto tutti questi materiali molto specifici prodotti per consentire a tutti gli enti di fare un buon lavoro secondo standard e secondo indicazioni precise. Sarebbe interessante continuare in questa linea e veramente mostrarli, come dire, diffonderli a tutti quanti, al di là degli enti del territorio, credo. Comunque, chiedo adesso a Loredana di, appunto, di spegnere, di chiudere la webcam e il microfono, per le risposte alle domande le vediamo tutte alla fine, e chiedo al dottor Marino di connettere la webcam e il proprio microfono.
Grazie Eccomi. per la presentazione Sente? dell'esperienza della Regione Puglia. Sì, si sente. Ok, posso partire. Allora, la Regione Puglia, come già anticipato dalla collega, è un'altra delle partecipanti al progetto di Porto. L'obiettivo della Regione Puglia in questo caso è l'accreditamento del protocollo di conservazione, ovvero del servizio di conservazione, in modo tale da poter offrire sul territorio a tutti gli enti pubblici che necessitano per motivi di legge del servizio di conservazione di poter appunto aderire al polo regionale. Il polo di conservazione ha degli attori nella propria definizione. C'è l'ente coordinatore che istituisce il polo e sottoscrive le convenzioni per l'utilizzo dei servizi da parte degli enti produttori. C'è il conservatore che offre il servizio ed deve essere accreditato secondo quanto previsto dal CAPE. Poi ci sono gli enti produttori che sono poi gli utenti del servizio del conservatore. E il tutto viene definito attraverso la convenzione con l'ente coordinatore. Allora, la Regione Puglia in questo scenario si pone come ente coordinatore in quanto il proprio conservatore che è in fase di accreditamento e la società in house nella Puglia, che gestisce il data center regionale, il data center che tra l'altro tra i possibili PSN nazionali, poli strategici nazionali, in quanto un sistema di conservazione richiede un'infrastruttura di data center abbastanza consolidata, con tutta una serie di certificazioni e anche qualità di linee di trasmissione dati e qualità della propria gestione. In questa ottica, la Regione Puglia ha anni addietro già riusato il software del Parer il software Sacher per gestire il proprio servizio di conservazione a norma. Per cui già da diversi anni alcune unità documentali della Regione Puglia sono conservate in proprio. L'obiettivo è quello anche di allargare ad altre unità documentali della Regione Puglia e poi, dopo l'accreditamento, ad altre istituzioni pubbliche regionali. Per appunto istituire il polo di conservazione abbiamo istruito una deliberazione regionale e dal 4 dicembre del 2018 il polo di conservazione è ufficialmente istituito. E quali sono gli obiettivi principali di questo polo di conservazione? A parte l'aspetto finale di tipo normativo, gli obiettivi che ci siamo posti sono anche di diffusione delle pratiche documentali, per cui il polo si propone di supportare gli enti territoriali nell'implementazione di strumenti, modelli e procedure propedeutiche alla conservazione. E si propone di favorire i processi di interoperabilità tra i sistemi, conformemente alla normativa vigente in materia di formazione, gestione e conservazione di documenti informatici prodotti dall'EPA. Il polo di conservazione regionale, intende creare una specifica comunità per la divulgazione delle buone pratiche archivistiche messe in atto dalle EPA territoriali, promuovendo la cultura e la gestione del dato digitale, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e la partecipazione con l'organizzazione di eventi aperti al pubblico più vasto possibile. Vedremo adesso a seguire con la Scusi se la relazione della collega. interrompo,
Mi scusi tanto se la interrompo, dicono che non si sente in più partecipanti, che non si sente molto bene e probabilmente chiederei a lei magari di avvicinarsi un po' più al microfono, ma ai partecipanti di verificare il microfono in basso a destra e di alzarlo al massimo. Sì, Forse va bene, io miglioriamo la comunque, situazione. sì, comunque stavo finendo perché adesso dovrei appunto passare la parola alla collega Maria Paola Marzocca perché spiegherà meglio come stiamo procedendo in questa, parte, in questa diciamo, partecipazione degli enti più vicini, almeno in una prima fase, gli enti più vicini alla Regione Puglia, all'istituzione Regione Puglia. Quindi direi che posso lasciare alla collega la parola. Quindi mi scollego io, no? Oh, sì, prego, la dottoressa Marzocca si può collegare. Grazie, buongiorno a tutti. Come anticipato dal dottor Marino, il mio intervento si pone l'obiettivo di raccontare quali sono nel dettaglio le azioni e le strategie che il Polo di Conservazione della Regione Puglia ha messo in campo per diffondere e quindi riusare le buone pratiche in materia di conservazione digitale, affinché queste possano essere poi replicate e quindi trasferite anche agli enti produttori. Illustrerò poi molto brevemente anche il percorso che è stato intrapreso per accreditare il sistema di conservazione di Innova Puglia, che è stato designato conservatore del Polo presso Agid, nell'ottica anche di quelli che sono gli obiettivi che la Regione Puglia si è posta nell'ambito del progetto Ricordi. Partiamo dalle tappe che hanno portato alla nascita del Polo. Alcune sono state già delineate dal dottor Marino. Sicuramente il Polo fa propria l'esperienza del servizio di conservazione di Innova Puglia, che ha sempre operato nell'ottica della normativa vigente. Infatti, in qualità di gestore del servizio di posta elettronica certificata, già nel 2007 ha iniziato i suoi processi di conservazione dei log dei messaggi di PEC. Nel 2014 Innova Puglia poi ha stipulato un accordo con l'Istituto per i beni archivistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna per il riuso del software di conservazione sviluppato dal PALER, che ha fornito anche la sua importante esperienza nell'ambito della conservazione dei documenti informatici. La buona pratica messa in campo da Innova Puglia poi è stata consolidata nel 2017 tramite la promozione di un polo di conservazione regionale. E il polo è stato istituito ufficialmente a dicembre del 2018 ed è stato concepito come un archivio unico servente più enti. E infatti l'obiettivo, nell'ottica anche della realizzazione degli obiettivi del progetto Ricordi a cui la Regione ha aderito, è sicuramente quello di potenziare il polo, estendendo il servizio di conservazione anche ad altri enti, ad altre pubbliche amministrazioni diverse da Regione Puglia, perché attualmente noi svolgiamo una conservazione in-house. Quest'ultimo obiettivo sarà perseguito attraverso l'accreditamento di Innova Puglia, in qualità quindi di conservatore del polo, che noi prevediamo all'incirca nel 2020. Nel frattempo abbiamo inaugurato una fase che possiamo definire preparatoria e che consente agli enti produttori di poter condividere e apprendere anche modelli organizzativi, archivistici e tecnologici attraverso l'istituzione di tavoli tecnici che vedremo nel dettaglio successivamente. Gli obiettivi principali del Polo sono sicuramente la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, ma il Polo si pone anche l'obiettivo di fornire un supporto sulle buone pratiche conservative a tutti gli enti produttori territoriali, anche non aderenti attualmente al Polo di conservazione. Si sta procedendo sempre nell'ottica dell'interoperabilità
interoperabilità per favorire sia la valorizzazione del patrimonio informativo sia per poter contribuire alla creazione di una rete di poli di conservazione secondo il piano triennale AGID. Gli attori sono stati già delineati dal dottor Marino, quindi la Regione Puglia che è l'ente coordinatore, gli enti produttori che sono gli utenti finali del servizio di conservazione erogato da Innova Puglia in qualità di conservatore e ovviamente anche il PARER che ha fornito in riuso il software che noi attualmente utilizziamo per il nostro sistema di conservazione. La Regione Puglia, quindi è il polo regionale, si è già posto e ha già affrontato il problema della fruizione di tutti quei documenti che, avendo acquisito nel tempo un valore storico e culturale, pienamente riconosciuto dal MIBAC, devono essere resi accessibili pubblicamente a tutti quanti i cittadini come prescritto dal codice dei beni culturali. E la Regione Puglia è già pronta in tal senso perché si è dotata già a partire dal 2015 di un sistema di preservazione e di accesso in rete delle risorse digitali e dei loro dati. E infatti è stata implementata ed è pienamente disponibile online la Puglia Digital Library, che è un sistema quindi di preservazione che è in grado di massimizzare i valori culturali delle risorse digitali utilizzando dei modelli e degli standard internazionali che la rendono interoperabile con qualsiasi sistema nazionale come ad esempio Cultura Italia. Quindi tutti i materiali culturali saranno resi fruibili attraverso la Digital Library senza costi aggiuntivi per gli enti produttori, ai quali sarà chiesto soltanto di sottoscrivere una liberatoria per il libero riutilizzo secondo le licenze Creative Commons. Ovviamente per noi la conservazione non è semplicemente una memorizzazione di dati su un DB, ma è un insieme di politiche, disposizioni e strategie che devono essere messe in campo già in fase di formazione dell'archivio, che è la base primaria per una conservazione a lungo termine degli archivi nella loro organicità. Quindi il Polo ha scelto di favorire lo scambio di informazioni e di buone prassi conservative istituendo dei tavoli tecnici che sono partiti a giugno 2019. I tavoli sono coordinati dal Polo, quindi Regione Puglia ed Innova Puglia, e ci avvaliamo della preziosissima collaborazione anche della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e Basilicata, che esercita, ricordiamo, le funzioni di tutela e di vigilanza sugli archivi. E poi attualmente come enti produttori stanno partecipando al tavolo aziende sanitarie e agenzie regionali. E questa iniziativa sicuramente rientra tra le azioni previste per il riuso nell'ambito del progetto Ricordi. Infatti l'obiettivo è quello di generare conoscenza su quelli che sono i requisiti archivistici, organizzativi e tecnologici che sono propedeutici a un'ottima conservazione. Quindi intendiamo creare una comunità che contribuisca alla diffusione delle buone pratiche, che lavori molto sul processo di standardizzazione sia dei metadati ma anche dei processi e si impegna anche nella disseminazione sul territorio regionale di tutte quelle pratiche conservative. Come abbiamo proceduto? Abbiamo sottoposto agli enti aderenti un questionario per raccogliere informazioni su strumenti archivistici adottati, e sui sistemi di produzione e di conservazione utilizzati, anche sulle principali tipologie documentarie da conservare. Da una disamina delle informazioni sono emersi degli approcci molto diversi, che quindi hanno richiesto una fase di allineamento, o meglio una fase in cui vengano definite delle regole, delle prassi comuni per poter migliorare sia aspetti organizzativi che procedure archivistiche.
Accogliendo anche le richieste pervenute dagli stessi enti produttori, il Polo e la soprintendenza archivistica hanno previsto delle attività formative che verranno erogate tramite delle piattaforme e-learning e prevediamo inoltre anche dei sopralluoghi che verranno effettuati proprio in questi mesi presso le sedi degli enti produttori. L'obiettivo è quello infatti di condividere con ciascun ente delle linee di intervento che consentiranno di migliorare sia i processi archivistici sia i modelli organizzativi. E in questi giorni metteremo in esercizio anche una piattaforma collaborativa che abbiamo comunque utilizzando il software Open 2.0 della Regione Lombardia, e la Regione Puglia ha preso anche un altro impegno, e cioè quello di governare centralmente il processo di trasformazione digitale specifico per il settore della produzione, gestione e conservazione dei documenti degli enti territoriali. Le fasi successive vedranno i tavoli tecnici impegnati nella definizione condivisa di set di metadati specifici da associare alle tipologie documentarie per le quali AGID non ha ancora fornito delle strutture dati. Si tratterà ovviamente di metadati riusabili in qualsiasi sistema, perché indipendenti dalla piattaforma. E poi con gli enti che vorranno conservare i propri documenti presso il Polo verranno analizzati i volumi e verranno definite anche le modalità di versamento e affrontati anche tutti quei problemi legati alla migrazione dei documenti da altri conservatori. E vedremo anche alcuni aggiornamenti in vista anche della pubblicazione delle nuove linee guida attualmente in consultazione pubblica, e l'obiettivo primario del Polo è anche quello di allargare l'utenza dei tavoli tecnici, di coinvolgere quindi altri enti locali come ad esempio i comuni, le città metropolitane, perché i tavoli tecnici per il Polo sono anche uno strumento di monitoraggio della comunità di riferimento per poterne capire anche le varie esigenze e quindi poter ovviamente generare ulteriore conoscenza a riguardo. Concludo con il percorso che Innova Puglia sta effettuando per accreditarsi presso AGID come conservatore. Innova Puglia attualmente ha posto in essere tutti gli adempimenti normativi, organizzativi e tecnici. Stiamo soltanto concludendo le ultime attività, come ad esempio l'analisi dei rischi. In particolare stiamo utilizzando il tool sviluppato da AGID, perché AGID ha coinvolto Innova Puglia nella sperimentazione di questa nuova metodologia di analisi. Abbiamo già conseguito la certificazione ISO 27001 e in più nelle prossime settimane conseguiremo anche le estensioni della 27001, e cioè l'ISO 27017 e 27018, nell'ottica di accreditarci anche come CSP, quindi come Cloud Service Provider. E, in conclusione, prevediamo l'invio della domanda di accreditamento entro la fine dell'anno per poter iniziare quindi l'iter e concluderlo nei primi mesi già dal 2020, chiudendo quindi tutte quelle azioni, tutti quegli obiettivi che ovviamente la Regione Puglia si era posta nell'ambito del progetto Ricordi. Grazie. Grazie mille Maria Paola prima di tutto per essere stata nei tempi, e poi per tutto questo veramente interessante lavoro svolto, e che ancora insomma c'ha un po' di strada da percorrere, ma comunque avete fatto veramente un ottimo lavoro e delle ottime basi anche come intenzioni di materiale, come dicevo prima a Loredana, insomma anche tutta questa pubblicazione di linee guida, di materiali, di standard, saranno sicuramente degli ottimi prodotti da condividere anche in futuro, oltre il progetto Ricordi. E vi ricordo che per le domande e le risposte di aspettare la fine
di tutti gli interventi. Velocissimamente passo la parola a Valeria Pavone del Comune di Padova, che prego di collegarsi per illustrarci appunto l'esperienza stavolta di un comune di una regione, quindi un altro punto di vista. Prego, Valeria. Esatto, grazie, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Ecco, il Comune di Padova ha avuto la fortuna di partecipare al progetto Ricordi ed è l'unico ente locale presente all'interno del progetto. Quindi la progettualità che sino ad ora avete ascoltato è relativa a chi si pone, diciamo così, nell'ottica di gestire la documentazione, quindi la conservazione di documenti prodotti da se stessa oppure di tutti gli enti del proprio territorio. Il Comune di Padova invece doveva pensare solo a se stesso. Nell'ambito del progetto Ricordi ci è stato assegnato quindi questo scenario, il sesto, quello di ente produttore che versa su sistemi di terzi il proprio archivio. Ecco, in questo contesto, quindi, noi in questo scenario eravamo un ente produttore organizzato al suo interno secondo le proprie attività, un ente che aveva già definito un proprio sistema di responsabilità, quindi nominato il responsabile della conservazione, il responsabile del sistema di gestione documentale, dei sistemi informativi e il responsabile del trattamento dei dati, che tutti insieme dovrebbero concorrere a gestire la documentazione prodotta da un ente. E attraverso sistemi versanti da definire, governare l'attività propria dei propri utenti. Questo scenario ha, come avete capito, anche delle connessioni con gli altri scenari già descritti dalla Regione Puglia, dalla Provincia Autonoma di Trento e che saranno successivamente descritti dalla Regione Valle d'Aosta. Ecco, quindi di fatto all'interno del progetto Ricordi noi abbiamo avuto come mandato quello di capire quale poteva essere il punto di vista di un ente produttore di documenti, il punto di vista di chi deve inizialmente fare nascere i propri documenti e poi deve arrivare a gestirli fino a conservarli. Per cui ci siamo molto interrogati su quali potevano essere le politiche che un ente locale metteva in piedi oggi per la gestione e la conservazione dei propri documenti. Nel fare questa ipotesi appunto sulla fattibilità della gestione e della conservazione, noi abbiamo individuato alcuni elementi che potevano essere critici e quindi sui quali poteva esserci la necessità di lavorare di più. E abbiamo individuato alcuni elementi che sono stati anche nel nostro percorso fondamentali per poter appunto ragionare sulla definizione di, io le chiamo consapevoli politiche di conservazione e ancora prima consapevoli politiche di gestione. Abbiamo quindi ritenuto che si dovesse lavorare su alcuni fronti. Il primo di questi, che poi brevemente vi racconterò, è l'istituzione e la formalizzazione di un team, di un gruppo di lavoro, di un gruppo di progetto. Un secondo aspetto molto importante era quello di definire qual era l'analisi che noi dovevamo fare, quindi definire un modello di analisi e avere dei dati di partenza. E su questo aspetto è risultato fondamentale ragionare sul censimento dei procedimenti e dei documenti. Il terzo passaggio è quello di individuare un modello di gestione documentale e su questo strutturare tutti gli strumenti e le attività da svolgere. Per poi arrivare a definire delle procedure e dei requisiti per la conservazione, che è sì un punto finale, terminale di un processo.
ma è anche, come sappiamo Valeria, se bene, ci noi che lavoriamo negli senti? archivi Sì, storici, ti ho bloccato, un momento abbiamo in cui il Valeria. documento prende nuova vita, svolge scopi diversi Sì, e scusami, ma deve siccome ti ho bloccato essere l'audio all'inizio conservato di con questa determinate slide, caratteristiche di ti ho bloccato tutto integrità, anche il video per la affidabilità, verità. autenticità e così via. Quindi te lo devo dire. Poi l'ultimo punto, sì? Ah, ok. Allora, forse è meglio che ripeta dall'inizio il contenuto della slide. Di fatto, questa slide è un po' il riassunto di tutte quelle che seguiranno e di cui vi parlerò. Per cui io quasi quasi ecco, ci terrei a dire che sono stati cinque elementi di fatto che ci hanno fatto, sui quali noi abbiamo lavorato e su cui noi abbiamo definito un possibile percorso operativo per un ente locale. Per un ente produttore che versa in conservazione su sistemi terzi. L'obiettivo appunto del progetto era proprio questo. Per cui andando sul primo di questi cinque punti, quello che riguarda l'istituzione e la formalizzazione di un Ci team, sentiamo solo ogni tanto ecco, ci noi ci blocca. siamo trovati davanti a noi, tutti gli enti locali, tutti gli enti pubblici, si sono trovati davanti a degli obblighi previsti dal codice dell'amministrazione digitale. Soltanto. Pronto, mi sentite? Benissimo. Noi ci siamo trovati di fronte. Ah, ok. Casomai me lo segnalate, io ripeto, d'accordo? Quindi, come tutti gli altri enti pubblici, ci siamo trovati davanti all'esigenza di formalizzare un nuovo gruppo di lavoro. Il codice dell'amministrazione digitale prevede l'istituzione di un ufficio per la transizione al digitale e in particolare prevede la nomina di un suo responsabile. Ecco, molti enti, oltre a cercare al proprio interno qualcuno che possa svolgere questo ruolo, che sia idoneo a svolgere questo ruolo, non fanno ulteriori passi. Invece, è proprio un momento nodale per riuscire a costruire un team di lavoro che riesca a rendere effettivo ciò che il codice dell'amministrazione digitale prevede. Naturalmente, questa formalizzazione che per noi è avvenuta all'interno per ora di un gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro si chiama Padova PA Digitale. È un gruppo di lavoro che è nato all'inizio del 2016 per lo sviluppo del sistema di protocollo informatico dell'ente, che è un sistema di fatto autoprodotto, quindi un sistema che il Comune di Padova utilizza da molti anni, costruito in casa, sul modello un po' di quello che abbiamo sentito raccontare dalla Provincia Autonoma di Trento rispetto a P3. Questo gruppo di lavoro è nato appunto con la prima esigenza di ragionare sul sistema di protocollo e gestione documentale, ma subito dopo si è, come dire, occupato di governare la transizione al digitale dell'ente. Ha a disposizione delle competenze trasversali perché abbiamo capito anche un'altra cosa, che l'amministrazione digitale non è più affare di un singolo. Servono competenze che spaziano dall'informatica, all'informatica giuridica, all'archivistica, all'analisi dei processi e quindi serviva a costruire questo team molto forte all'interno dell'ente.
Serviva anche perché è un progetto, questo di transizione al digitale, che aveva necessità di essere sviluppato a lungo termine. Quindi noi con questo gruppo di lavoro abbiamo cercato di capire quali potevano essere i momenti, diciamo così, gli elementi che potevano far ragionare un ente sul suo sistema, sull'interezza del suo sistema di gestione documentale. E abbiamo capito che la cosa fondamentale era quella di individuare e quantificare la produzione documentale dell'ente. Abbiamo quindi pensato di formalizzare un censimento dei procedimenti e documenti. Questo censimento è di fondamentale importanza per ogni ente che intenda definire le proprie politiche, le proprie strategie di conservazione del digitale. E quindi questo è appunto l'elemento l'obiettivo di questo censimento. A cosa è servito il censimento? Sicuramente è servito a individuare quali e quanti documenti. Aspettate che lo slide. Individuare quali e quanti documenti sono prodotti su supporto digitale e quanti su supporto analogico. L'obiettivo è quello di valutare il divario digitale all'interno dell'amministrazione, poi quantificare la produzione documentale e analizzare la conformità dei documenti prodotti digitalmente. E oltretutto, se il sistema di gestione documentale, il protocollo di gestione documentale attualmente in uso potesse essere in grado di garantire una sufficiente copertura. Il censimento ci ha consentito di raccogliere suggerimenti ed esigenze e di aumentare la consapevolezza all'interno dell'ente su quali fossero i passaggi successivi per arrivare all'obiettivo della conservazione digitale. Ci ha consentito quindi di definire delle attività di razionalizzazione sistematica e di sviluppare un piano di transizione verso il digitale. Per quanto riguarda il modello che noi abbiamo scelto, uno dei suggerimenti, una delle ipotesi sulle quali abbiamo lavorato è quello di implementare all'interno del sistema documentale un modello by default, cioè un modello che potesse già fruire di tutta una serie di facilitazioni per chi produceva i documenti, mediante l'utilizzo di strumenti archivistici, mediante un'attività di codifica dei documenti, mediante la diffusione sempre maggiore e la condivisione del manuale di gestione e con un'attività di formazione per migliorare, aumentare le competenze, dei dipendenti dell'ente, per l'erogazione di servizi e per i progetti di trasformazione digitale. Allora, a questo punto capite che la conservazione è l'ultimo dei problemi, nel senso che da parte di un ente produttore occorre prima di tutto sviluppare la capacità di produrre consapevolmente i propri documenti, per poterli poi mantenere e quindi inviare in conservazione. Non solo ai fini di mantenere l'integrità e il valore probatorio dei documenti, ma anche per una corretta applicazione delle politiche di accessibilità e protezione dei dati. Questo è stato di fatto il ruolo che noi abbiamo cercato di svolgere all'interno del progetto Ricordi. Quindi proporre un modello metodologico per un corretto e consapevole avvio dei processi di conservazione. E naturalmente di fronte a questo abbiamo segnalato anche in questo documento che abbiamo prodotto per appunto il partenariato le criticità ma anche le possibili soluzioni, cioè vanno definite delle procedure per mettere in conformità i documenti che l'ente ha già prodotto. Gli enti pubblici hanno cominciato non da ieri a produrre documenti informatici. Di
Va definita, oltre a, diciamo così, questa attività che è di soluzione di problemi già nati nel passato, una politica di formazione del documento, conforme alle norme, quindi che renda conformi, che sia conforme, rispetto ai metadati prodotti, ai formati e alle tipologie di firma utilizzate. Vanno anche identificati quali siano all'interno dell'ente i diversi sistemi di produzione documentale, perché uno degli aspetti maggiormente critici è il cercare di uniformare le modalità di formazione del documento. E poi vanno accentrate le attività di versamento nel sistema di gestione documentale, cioè va attivato un sistema che sia in grado di far convogliare dai vari sistemi produttori esistenti all'interno dell'ente, far convogliare al sistema di conservazione la documentazione prodotta, perché questo anche per Parer è attualmente ancora un nodo critico. E quindi, qui con le ultime due slide concludo. Abbiamo lavorato, ragionato sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnologico, sull'adozione di un sistema di versamento che sia in grado di, scusate, che sia in grado di, scusate, ma, qualcuno mi sta muovendo le slide, torniamo su. Ok. Un sistema di versamento che sia in grado di gestire l'invio in conservazione di documenti informatici prodotti da sistemi e software diversi e la creazione di un'unica infrastruttura. Naturalmente questo utilizzando gli strumenti per una corretta classificazione e metadatazione ai fini della conservazione. Vi tralascio poi, ma lo lascio, lo schema tecnico. Di come il sistema che deriva dal sistema di protocollo informatico dovrebbe garantire il versamento a Parer e chiudo dicendo appunto che l'ultimo passaggio, l'ultimo punto a cui noi dobbiamo fare sicuramente attenzione è che questo processo abbia poi come dire, un monitoraggio, un modo di essere seguito. E non essere lasciato, cioè non è sicuramente un progetto che si chiude Grazie e Valeria, su ancora cui un'altra noi esperienza possiamo molto essere interessante, tranquilli. soprattutto La per la tua transizione si specificità in questo consolida caso e per prevedendo aver sottolineato anche l'importanza delle idonee competenze, attività di supporto, spesso monitoraggio in e piccoli sull'esempio che comuni abbiamo già è sentito dalla Regione ancora Puglia, anche chiaramente la creazione di gruppi di grave la lavoro situazione, non tanto trasversali per che trovare le operano su persone, anche numericamente a volte, singoli quanto proprio le competenze tavoli da al fine appunto di recuperare. risolvere Scusate, problemi io purtroppo devo concreti. andare avanti Grazie. sempre in maniera veloce, mi piacerebbe chiacchierare un po' di più su questi temi molto importanti, su questi lavori egregi che avete fatto tutti. Passo la parola pregandola di connettersi a Lauretta Operti della Regione Val d'Aosta per raccontarci la sua esperienza. Prego, Lauretta. Per raccontarvi situato dal Aosta a questo momento, sia per la creazione del locali della regione, sia per la conservazione dei loro. Finalità, ovviamente, siamo lo scenario, Lauretta, purtroppo non si sente. Prego i partecipanti di provare ad aumentare il proprio volume da una parte e prego te di avvicinarti al microfono per cortesia perché proprio non riusciamo a sentire. Si sente ora? Perché Sì, al massimo adesso se sì. sentite?
perché più di questo non riesco a fare, mi sono piacente. Così va bene. Allora, va bene, perfetto. Allora, intanto sì, le finalità sono identiche, è quella di realizzare l'effettivo la documentazione digitale e di realizzare in una maniera costruttiva e non di trasferire unicamente file dall'ente produttore al conservatore e nello stesso tempo di trasferire soluzioni tecniche ed organizzative per cercare di colmare quell'ovvio divario tecnologico che c'è tra amministrazioni di diversa dimensione. Allora, i nostri numeri sono contenuti come è contenuto il nostro territorio, ma ciò non toglie che le problematiche rimangano tutte identiche. Intanto, 74 comuni di dimensioni ridotte, territorio montano, con segretari comunali che insistono su più comuni e con una fascia d'età dei dipendenti che, mettiamo così, non aiuta perché si collocano tutti. La maggior parte, la stragrande maggioranza, tra i 45 e i 55 anni, momento in cui l'informatizzazione non è stata proprio parte attiva della vita di tutti quanti. A questo si aggiungono 8 intere comuni, che sono, credo, a livello nazionale si chiamano Unione dei Comuni, il Consorzio BIM e lo Sportello Unico per gli enti locali, che dovrebbe essere l'equivalente del SUAP a livello nazionale. Questa è un'immagine del territorio, della sua frammentazione, con colori diversi sono le intere comuni, questa qua bianca che vedete a Aosta, sono territori montani poco popolati e anche con pochi dipendenti. Allora, quindi è ovvio che in comuni di questo genere non ci sono professionalità specifiche e risorse finanziarie tante tali da poter permettere di governare i processi di conservazione in maniera autonoma. Ma, ed è proprio questa, la Regione ha voluto mettere a disposizione dei comuni, degli enti locali del territorio, quelle che sono le professionalità presenti al suo interno. Inoltre, uno degli obiettivi era un contenimento, una razionalizzazione della spesa, perché se la Regione faceva da polo di coordinamento è ovvio che anche i costi sarebbero diminuiti, un'interoperabilità tra i sistemi informatici e un'integrazione dei processi in modo tale che anche il reperimento degli atti, delle informazioni, del patrimonio documentario, perché l'osservazione digitale si tratta, doveva servire, dovrebbe poter avvenire in maniera uniforme. I primi passi sono stati ovviamente l'autorizzazione da parte della soprintendenza archivistica e bibliotecaria per il Piemonte della Valle d'Aosta alla Regione per costituirsi quale polo di coordinamento. Non abbiamo, dispiace, vedo che ogni tanto salta la posizione del microfono, ci provo, è migliorato. E poi il secondo passo è stato un nuovo accordo con il PARER, perché la Regione si era mossa inizialmente negli anni precedenti per la conservazione dei propri atti e poi il terzo passo è stato l'analisi dei flussi per l'invio in conservazione degli atti. Nello specifico, la soprintendenza ha formulato tre richieste. Innanzitutto, la manifestazione dell'interesse degli enti locali ad aderire a questo progetto. Un modello organizzativo e l'individuazione di un solo interlocutore. Ha richiesto alla Regione di
essere l'unico interlocutore rispetto a tutti i vari passi che dovevano essere svolti da tutti i comuni per riuscire a inviare in conservazione i piatti rispettando quelle che sono le norme, e le norme nazionali su conservazione, sugli archivi e non è allora, questa richiesta di produrre un modello organizzativo è stata utile per riuscire. Si sente, signore? È stata utile per riuscire a chiarire anche alla regione stessa quali erano gli elementi e dove e in che modo organizzarsi, perché a fronte di enti locali poveri di personale, non si può dire che anche in regione ci siano degli eserciti. Questo ha fatto sì che il modello organizzativo si è avvalso di una, di una figura che è presente su questo territorio e di cui non so se è presente anche nel resto d'Italia, che è il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, che praticamente fornisce supporto organizzativo agli enti locali nello svolgimento delle loro attività già in altri settori, e li armonizza e che a noi è stato utile per non doverci far carico di adempimenti, mettiamolo così, di natura più amministrativa, perché se ne faceva carico il CELVA. Questo ha determinato ovviamente ha determinato ovviamente la tipologia di enti che potevano aderire al polo di coordinamento, perché in qualche modo dovevano avere già dei rapporti e far parte di questo consorzio degli enti locali. Questo significa che, per esempio, l'adesione dell'ARPA o dell'USL e via dicendo, può avvenire solo a seguito di un ripensamento del polo di coordinamento stesso. Sono state individuate le fasi, in un primo momento, fasi che si sono poi andate a dettagliare, dove per ogni fase del processo di conservazione e quindi dalla formazione del documento, dalla sua gestione e archiviazione, sono stati individuati i responsabili e lo strumento informatico utilizzato. In questo caso, per esempio, il software che adesso si chiama Futuracta e che prima in misura diversa era denominato SGVS, ha una parte determinante nella gestione del processo di conservazione, cioè nell'analisi dei documenti, la predisposizione dei pacchetti di versamento, dei metadati, fino all'invio vero e proprio a un conservatore che per noi, comunque per decisione, attualmente sarà sempre comunque un soggetto terzo e nello specifico il PARER. A questo poi l'adesione degli enti, che è stata coordinata dal CELVA, è stata supportata da tutta una serie di documenti, di modelli di documenti già preformati in modo tale che fosse minore fosse minore l'impegno dei comuni. E per l'ultimo passaggio è stato poi l'analisi dei flussi, l'analisi vera e propria dei flussi di invio in conservazione, quindi dalla
dall'individuazione di quali dovevano essere le specifiche di una tipologia, della singola tipologia documentaria, dal processo di attivazione dell'ente sulla tipologia documentaria, il processo, il percorso dei documenti con i metadati versati in un'area di conferimento, chiamata così, dai singoli comuni fino alla loro conservazione analizzando due situazioni differenti. Una dove, se vogliamo, qua ci rifacciamo a quello che è il registro quotidiano del protocollo, che sono le fatture per documentazione che viene prodotta in genere, direttamente, con dei sistemi informatici che può essere il cui avvio in conservazione dopo un primo momento di controllo e dei set dei metadati per l'invio a conservazione e via dicendo, ha un processo automatizzato e nei confronti invece di documentazione dove i documenti vengono caricati manualmente, io sto in questo caso può essere per esempio i contratti versati da i contratti del versati dai comuni che dal segretario comunale che possono essere tipologie così frequenti dove non sono gestiti da software e dove i metadati devono essere inseriti poi manualmente. A questo si finisce con tutta una serie di analisi dei percorsi e dei casi in un versamento non dovesse andare a buon fine a causa dei metadati, di problemi a livello di file del documento e tutto il percorso di correzione, analisi e correzione dell'errore per il seguente rinvio in conservazione. Tutto questo fatto con l'aiuto determinante di un software che abbiamo chiamare Futuracta perché deve permettere la conservazione degli atti. Io ho finito, spero di essere stata, vi auguro Grazie mille, siamo riusciti a stare abbastanza nei tempi, molto chiaro, molto efficace, sempre progetti molto interessanti, cui purtroppo non ci possiamo soffermare molto e direi che possiamo passare alle risposte, alle domande dei partecipanti. Chiamo un attimo Loredana a connettersi e anche la Regione Puglia, Marino e Marzocca. Per cui ci sono una serie di domande. E intanto Loredana, forse le hai già lette anche tu, ti chiedevano appunto, e questa domanda di Fulvia Ciresa iniziale, credo a cui possono rispondere tutti quanti gli enti oltre a te, ma forse era rivolta proprio alla provincia di Trento, se vengono mandati in conservazione solo i singoli documenti o anche i fascicoli, vuoi rispondere Sì, direttamente? per il momento stiamo mandando in conservazione soltanto i documenti, ma dall'anno prossimo cominceremo a mandare in conservazione anche i primi fascicoli. E Poi sulla... chiedevano se era coinvolta. Ah, scusami, vai, vai tranquilla tu. No, vedo che Maria Teresa Chiaravallotti chiede se è coinvolta qualche struttura sanitaria. Noi abbiamo un'unica azienda provinciale sanitaria del Trentino che è coinvolta nel progetto.
Invece non so dare risposte per quanto riguarda il quesito di Giuliana Fabiana Mastroianni, so perché non è proprio la mia competenza il GDPR privacy. C'è un centro di competenza all'interno della provincia e quindi in questo momento però non sono riuscita a contattare il responsabile. So che c'è un dibattito sui dati penali, noi raccogliamo i dati che servono, quelli previsti dalla normativa, per esempio per l'aggiudicazione delle gare, eccetera. In questo momento li stiamo mandando in conservazione. So che c'è un nodo non risolto, siamo anche noi in attesa di capire cosa dovremo fare. L'ultima domanda di Yolanda Russo, la data ultima entro la quale le PA dovranno obbligatoriamente adeguarsi, immagino, all'invio dei documenti in conservazione, c'è già stata, credo che è un termine che è stato continuamente spostato, credo che l'ultima scadenza sia stata il 2017. In realtà tutte le pubbliche amministrazioni devono già versare obbligatoriamente in conservazione i registri di protocollo e di repertorio, oltre ai documenti fiscali, cioè fatture attive e passive. Per i documenti è possibile fare dei ragionamenti, tant'è che noi abbiamo appunto stabilito delle linee guida che dicono che mandiamo i documenti digitali un anno dopo. Quindi in realtà se non ci si è già attivati è meglio farlo. Non mi sembra che di vedere altre domande per me. Giusto Alessandra? Sì, è giusto, grazie. Quindi chiedo a Prego. Pasquale Marino e a Maria Paola Marzocca di connettersi se vogliono rispondere, non so chi dei due, alle domande per loro di Rosanna Colucci e Giancarla Porro. Va bene, allora per la prima domanda, quella di Rosanna Colucci, rispondiamo che il servizio di conservazione attualmente è in fase di accreditamento, quindi finché non ci sarà questa formalizzazione non possiamo conservare documenti a norma per altri enti pubblici. Nel momento in cui ci sarà l'accreditamento si potrà conservare per qualsiasi ente pubblico, anche non pubblico, però ovviamente l'obiettivo è principalmente quello di portare nel polo di conservazione tutti gli enti pubblici territoriali che lo vogliono. Mentre la seconda domanda, Giancarla Porro, allora, come ho detto all'inizio, la Regione Puglia ha assunto un indirizzo, una piattaforma SAFER della Regione Puglia. Quindi il sistema è installato fisicamente presso il data center regionale. Ovviamente per dare la possibilità di utilizzo in cloud, a parte quello che ho detto prima per l'accreditamento, bisogna accreditarsi anche per quanto riguarda il cloud. Sono due. Poi volevo anche dare una piccola risposta, così aggiungere una risposta a Yolanda Russo. Diciamo, la conservazione, oltre che essere un obbligo, deve essere considerata un'opportunità, perché molta documentazione riveste valore legale solo se viene conservata a norma. Un esempio banale, c'è stata una sentenza, adesso non mi ricordo, comunque di un giudice, che non ha accettato come elemento probatorio, come si chiama, insomma, un elenco di azioni registrate sul computer, per dimostrare che c'era stata un'inadempienza da parte dell'indipendente. Perché? Perché non era stata fatta conservazione a norma di quel file. Se quel file fosse stato conservato a norma, avrebbe avuto rilevanza legale e poteva essere utilizzato anche all'interno di un dibattito, di una causa civile o penale che sia. Non sento, io non Le sento. risposte. Chiedo anche, scusate,
Chiedo ai partecipanti nel frattempo, più che altro a chi ha fatto queste domande, di casomai di dire se va bene o se vogliono ancora replicare e contestualmente chiedo a Lauretta, c'era una domanda di Fulvia Ciresa per lei, se si vuole connettere. Lauretta, ci sei ancora? Se chiedevano appunto nell'ambito del tuo intervento se vengono dematerializzati i contratti perché sono cartacei, dopodiché mi avvierei I contratti, verso la conclusione. sentite? Sì? I Sì. contratti non sono cartacei, i contratti sono scritti dall'ufficiale erogante per la regione, sono nativi digitali dal 2013, sono scritti digitalmente e così saranno conservati, non attraverso una stampa, se non una stampa di cartacea che dipende poi dalla struttura che li produce. Adesso anche gli altri contratti, anche se non sono quelli sottoscritti dall'ufficiale erogante, sono digitali anche quelli e nascono già in formato digitale. Quindi non passiamo dal cartaceo al digitale, ma li produciamo già in formato digitale. E così li conserveremo anche se non c'è una norma esplicita che non è come per il registro di protocollo quotidiano che viene affermato che devono essere mandati in conservazione successivo, così come le fatture, ma comunque essendo digitali, digitalmente devono essere conservati. Spero di aver risposto. Non si sente lo stesso. Ringrazio tutti i partecipanti, la collega Stefania Mulas e a presto, arrivederci con queste splendide buone pratiche che speriamo aumentino sempre di più. Arrivederci a tutti.